Ok. Prepariamoci a quello che potrà essere un altro scudetto dell'Inter con un altro super acquisto. La Juve alla fine dai, non lo vince questo uno scudetto, è ancora troppo lontano. Al massimo l'anno prossimo, ma dopo il 2-2 con l'Udinese, vabbè che è una partita, però okay, ora se la Juve le vince tutte e fa 111 punti, beh, diciamo che non è che vada male. Però ok, allora dalla Lazio è arrivato Correa all'Inter, però io adesso non capisco, mi è venuto in mente un dubbio: Correa non può fare la riserva, Correa può giocare anche, dovrebbe giocare in coppia con Dzeko, ma se l'Inter ha comprato Dzeko per sostituire Lautaro, allora Correa l'ha preso per sostituire, e l'ha preso per sostituire Lukaku, allora Correa l'ha preso per sostituire Lautaro, quindi forse vuol dire che Lautaro se ne andrà. Perché aveva già gli occhi del Barça e del Real addosso. Quindi, ragazzi, io sono veramente euforico. L'Inter, secondo me, quest'anno ritorna a vincere lo scudetto. E niente. Un buon acquisto, secondo me, potrà dare veramente tanto. Poi non può manco fare la T perché c'è già il Calhanoglu. E mica può andare a fare la riserva, Pedro. E Correa. Vabbè, ciao, raga.